Si sono tenute a Rimini le celebrazioni della festa delle forze armate con un corteo che ha sfilato per le strade della città dopo aver deposto l'omaggio ai caduti in piazza Tre Martiri. Tra tutti i tricolori che svolazzavano, il più inedito era quello retto dagli alpini e realizzato da donne di tutta Italia operate di carcinoma mammario. L'iniziativa è dell'Associazione Crisalide di Rimini. Abbiamo capito che stare insieme aiuta tantissimo ad affrontare il percorso della malattia e anche a volte il percorso della cura, che è particolarmente lungo e anche difficile. E oggi che cosa avete preparato? Oggi abbiamo preparato una sorta di anteprima di quella che sarà la bandiera degli alpini che stiamo elaborando per la donata del maggio 2020. La bandiera è realizzata a mano, naturalmente, con le tecniche della maglia e dell'uncinetto, con un'infinità di punti, perché ognuna giustamente esprime la propria creatività liberamente. Quest'estate abbiamo preparato, in occasione dell'arrivo del presidente Mattarella, una bandiera più grande di questa, e che donata alla città di Rimini. Insomma, è stato un lavoro estremamente motivante. Io stessa non mi aspettavo una partecipazione così corale da parte delle donne. L'abbiamo intitolato Onore agli Alpini dalle donne di Romagna, ma in realtà ha passato i confini il progetto, perché abbiamo signore dalle Marche, dal Trentino, una signora dalla Sardegna, ci ha mandato dei quadrati perché vogliono, come dire, partecipare e sentirsi parte di questo gesto, insomma.